Questa immagine è stata presa dal telescopio spaziale Hubble e mostra questa distribuzione di galassie molto concentrata. Sovrapposta si vede un alone violetto che invece mostra l'emissione del gas che è compreso all'interno di questo ammasso come fotografato dal satellite Nera GX Chandra. Questo è un gas che ha una temperatura di circa 10 milioni di gradi e in quanto tale emette una forte radiazione Nera GX. Il secondo principio della termodinamica, che dice che l'entropia è una quantità che non può diminuire all'interno di un sistema isolato, può essere applicato proprio per descrivere l'evoluzione di questo gas intrappolato all'interno di questi ammassi di galassie. Per dare un'idea, all'interno della galassia più brillante di questo ammasso, pensiamo che sia ospitato un buco nero che avrà una massa di circa 10 miliardi di masse del Sole. Questi buchi neri, quando accrescono gas, emettono un'enorme quantità di energia che serve ad aumentare l'entropia del gas dell'ammasso. Tutte queste informazioni, grazie proprio all'applicazione del secondo principio della termodinamica, ci permettono di ricostruire la storia di formazione ed evoluzione di questi ammassi, che sono dei veri e propri traccianti della storia di evoluzione di tutto l'universo.